siccità sempre più frequenti nuociono alla salute dei nostri boschi. La carenza d'acqua rallenta la crescita, indebolisce le piante e nei casi più estremi ne provoca la morte. Questa è la voce delle piante. Nel bosco di Piegaro, vicino Perugia, sensori sono stati applicati agli alberi, trasformandoli in centraline ambientali e meteorologiche, oltre a registrarne i parametri vitali. Le condizioni fitosanitarie degli ultimi anni hanno posto le foreste italiane in grave crisi, sia per gli aspetti legati alla siccità, ma anche alle gelate anticipate o alle tempeste di vento. Ma un altro problema che ha creato serie difficoltà al patrimonio italiano sono gli incendi, che sono molto più facili a innescarsi quando la vegetazione è secca. Monitorarli con dei sensori permette quindi di anticipare eventuali problematiche, prevedendo delle soluzioni per ridurre il loro impatto. Quest'anno è stato caratterizzato fino a oggi da caldo e siccità, con un continuo susseguirsi di temperature record. L'ultimo è appena stato confermato. L'ISAC CNR ha registrato il secondo ottobre più caldo dal 1800 in Italia, più 2,08 gradi rispetto alle temperature 1991-2020. Ma il vero record è tra l'Alta Toscana e le Alpi, dove si è superata la media dei 3,18 gradi. Un'anomalia senza precedenti.